l'Accademia è abbastanza giovane perché è nata subito dopo il terremoto. C'è stata una legge del Ministero del Lavoro che ha chiamato a raccolta un po' le amministrazioni comunali, le provinciali, per poter incentivare, per poter salvare soprattutto quello che è l'artigianato femminile. Qui in Assisi abbiamo l'artigianato prestigioso perché è ricercato, perché è unico al mondo, posso dire, perché ne abbiamo avuto la testimonianza anche nel corso di questi anni. Il primo scopo dell'Accademia è stato definire la tecnica e soprattutto curare l'aspetto, la salvaguardia del nostro patrimonio artistico. La seconda cosa di cui noi ci siamo preoccupati è proprio registrare il marchio, che è stato depositato regolarmente, e questo marchio adesso va messo ai vari prodotti, per cui la nostra battaglia in questo momento non è una battaglia, il nostro invito soprattutto è quello proprio di poter vendere dei prodotti con tanto di marchio che garantiscano la genuinità di questo nostro prodotto. Laboratorio San Francesco, nato alla fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, proprio per le figlie del popolo. E infatti era Laboratorio San Francesco per le figlie del popolo, quelle che avevano bisogno di acquisire una pratica nel ricamo, oppure nel lavoro a maglia o nel taglio e cucito, per poi poter avviare un'attività in proprio. Passiamo a una rapida descrizione della tecnica del Punto Assisi. Abbiamo due signore che sono esperte del ricamo e hanno cominciato una tovaglia. La misurazione, l'impostazione del lavoro è un momento del ricamo che è importantissimo e viene prima dell'esecuzione. Noi passiamo direttamente a descrivere i punti che le signore adopereranno. Punto scritto che vedete sta eseguendo contando le trame 3x3. È un punto fisso all'inizio che viene seguito per gran parte del disegno, poi ritornando indietro il punto fisso viene coperto e fino a descrivere tutto quanto quello che vuole essere rappresentato. Dicono un semplice punto a croce. Sì, punto a croce è facilmente accessibile un po' da tutti, eseguono fiori, eseguono il punto a croce anche abbastanza rapidamente, ma per questo tracciato che ha dei punti obliqui, che ha dei mezzi punti, molte volte bisogna saper come mettere l'ago e come seguire i mezzi punti. La Maria traccia la riempitura con una mano sicura, anche perché deve essere assolutamente visibile al rovescio una parte, vedete, tutta in verticale. Non ci devono essere sbavature, non ci devono essere punti che alterino quest'ordine, per avere un lavoro anche a rovescio perfettamente equilibrato.